in un volume in onore di Caravale, docente di Roma. È un commento, in realtà è un commento molto lungo, è quasi è un articolo breve, ma un commento lungo ad un altro paper. E io lo do ai miei studenti come materiale dopo la mia prima lezione, almeno quelli che sanno l'inglese. Il titolo è La rilevanza delle idee economiche del passato. Io vedo contenuti diversi, ma un metodo molto simile. Graziani dice: gli argomenti usati da chi si oppone alla storia del pensiero economico come corso di base sono che ciò che è valido in una teoria non va mai perso. Questo semplicemente non è falso, la revisione e l'inclusione non è fatta una volta per tutte, e qui, senza dirlo, fa il riferimento a una famosa frase di Otto Neurath, che dal mio punto di vista è la rappresentazione perfetta di quello che è il metodo scientifico. Leggo da Graziani: il corpo teorico del passato sembra qualcosa come il relitto di una nave che è circondata da naufraghi che sono indaffarati cercando i pezzi di ciò che si è rotto della nave e cercano di rimettere in piedi qualche cosa. Lui dice: qui ci dicono che la storia del pensiero economico non ha senso perché c'è un progresso teorico, ma cosa è il progresso teorico? Devi dare delle definizioni molto ristrette per poter parlare di progresso teorico. In economia c'è progresso teorico? Sì, se tu fai delle definizioni analitiche, cioè, come si deriva la curva di domanda, il coefficiente di elasticità e così via, trovi indubbiamente un progresso teorico. Ma perché hai limitato il campo e perché non sei andato sulla questione più interessante, che è la definizione dei problemi. Allora, smettiamola di criticare come gli altri fanno solo del pensiero economico. Cosa dovrebbe essere per noi l'interesse della storia del pensiero economico? Qual è il lato positivo del problema? Perché pensiamo che studiare le dottrine del passato sia utile per la ricerca economica di oggi? Perché, per dirla brutalmente, non c'è nessuna distinzione netta tra pensiero economico corrente e teorizzazione del passato. La stessa cosa che vi ho detto avevo ritrovato in Napoleone. Allora, a questo punto a noi può interessare andare a vedere alcuni problemi dove sono nati. E fa il caso di Keynes, fa il caso di Sraffa e compagnia bella. Se a noi interessa la natura dei problemi, allora la storia del pensiero economico è utile, ma sapere quali sono i problemi che dobbiamo affrontare è parte della ricerca corrente. Vi faccio un esempio, dice Graziani, e qui siamo proprio lontani dalla logica di Napoleone, ma non dal suo metodo. L'esempio è la distinzione tra microeconomia e macroeconomia. Cosa è la microeconomia? Lo studio del comportamento razionale di ciascun agente individuale. La macroeconomia è l'aggregazione dei risultati dell'analisi microeconomica. A questo punto Graziani comincia a fare tutta una serie di esempi e mostra che in realtà la gente può essere razionale, ma può anche avere conoscenza imperfetta e razionalità limitata. Le preferenze possono essere indipendenti e personali, oppure no, possono essere determinate dal contesto sociale. E si potrebbe andare avanti. Cioè voi potete interessarvi a tutte le imperfezioni dell'approccio neoclassico standard. E quando fate quello, vi sentirete degli innovatori, dei critici della teoria marginale. Guardate che molti degli eterodossi ricadono in ciò che vado a dire. E quindi vi mettete a studiare le informazioni imperfette e asimmetrica, assumete l'incertezza come prevalente. Assumete che gli agenti insegnano gradualmente, imparano gradualmente e acquistano lentamente a fare scelte razionali. Parlate di eterogeneità degli agenti. Vi adeguate allo stile di ricerca che prevede che nessun buon articolo decente non abbia una parte di modello matematico
verificata, accompagnata dall'applicazione con le tecniche quantitative più avanzate. Lui dice tutte queste cose diversissime che possono dare l'idea che in realtà il paradigma neoclassico sia esploso, perché ci sono i seguaci puri e duri dell'equilibrio economico generale varasiano, ma ci sono tutti gli imperfezionisti. E qui rientrano in qualche misura persone intelligentissime e valide da studiare come Hahn, come Kierman e così via, in realtà non rompono con l'approccio tradizionale perché il problema diventa le giuste micro fondazioni della macroeconomia. Ma seconda cosa, quando andate sul terreno della politica economica, noi abbiamo un amico, io in particolare, che è un esempio tipico di questo modo di ragionare. Cosa dite? Il mercato non è trasparente? Restauriamolo, questa trasparenza. L'informazione non è perfetta, facciamo in modo che circoli liberamente. Insomma, i limiti del mercato devono portarti a migliorare il mercato, così tu parti da una posizione imperfezionista per poi sostanzialmente diventare quello che io chiamo posizione social liberista. C'è un'alternativa, dice Graziani, sì, è quella che si ritrova nei classici, poi in Keynes, anche in Marx prima, perché in realtà Marx forse qui non viene mai nominato, ma in realtà è come dire, il protagonista nascosto. Tutti questi altri approcci partono dalla domanda: sotto quali condizioni una società quale quella che abbiamo di fronte si perpetuerà nel futuro, investendo e crescendo, oppure raggiungendo lo stato stazionario? Quindi il problema diventa quello dell'equilibrio, non perché l'equilibrio sia un fatto reale, ma perché il problema diventa quali sono le condizioni dell'equilibrio e possono esse realizzarsi nella realtà se una data società, quella in cui viviamo, ha una data struttura ed è abile e continua ad esistere. Questo significa che il comportamento degli agenti, l'insieme istituzionale, i principi della distribuzione del reddito sono coerenti. Voi avete invertito, non c'è più una microfondazione della macroeconomia, c'è una macrofondazione dell'economia. Parti dal ragionamento macro e poi individui come i comportamenti individuali possono essere coerenti o non coerenti. Voi immaginatevi cosa significa questo sul terreno della didattica. Voi non insegnate prima microeconomia e poi macroeconomia, dovete fare l'esatto opposto. Mariano D'Antonio fece un manuale con la moglie per le secondarie, di cui io consiglio la lettura. Era già un Mariano D'Antonio non radicalissimo, ma molto buono, dei primi anni Ottanta. Poi Mariano D'Antonio c'è sempre il vantaggio che è molto chiaro come autore. Il manuale di economia politica che hanno scritto ha questo merito: prima la macro e poi la ricerca di una corrispondente. Allora, a questo punto, prima di andare alla fine, permettetemi di dire che c'è, come dire, una tensione, ma che io qui vedo positiva, tra Napoleoni e Graziani. Graziani dice: ma questa è la società che io ho di fronte. L'assumo come un dato. Funziona come, perché ed eventualmente che cosa le impedisce di funzionare? Napoleone ha un problema in più ed è quello per cui, come dire, mi sta simpatico. Io non assumo questa società come un dato, mi chiedo come si è costituita e quali sono le contraddizioni che portano alla sua costituzione e che magari possono anche dare una risposta al perché l'equilibrio macroeconomico in certi casi funziona e in altri casi non funziona. Ora qui la cosa che mi ha colpito, rileggendo quest'anno, l'avevo già letto tempi fa, dopo averlo dato agli studenti, è che Graziani fa praticamente la stessa operazione che vi ho detto io, cioè lui è partito volendo dimostrare l'utilità e la fondamentalità della storia del pensiero economico,
E chiude in un altro modo. Lui dice: nel passato la teoria economica era trasmessa agli studenti come un paradigma, come una dottrina a molti paradigmi, risultato di un corpo di approcci conflittuali diversi, ognuno con le sue radici storiche e tutti legittimati a partecipare nel dibattito scientifico. Oggi invece l'economica è insegnata come una dottrina, un paradigma, accettando implicitamente gli assiomi individualisti, la massimizzazione e il comportamento razionale. Gli studenti devono imparare questa cosa qui, non si devono fare troppe domande. Attitudine passiva, soffocare ogni spirito critico. L'inevitabile corollario dell'approccio corrente è mettere da parte la storia del pensiero economico, non volerla nemmeno vedere nel curriculum di base, anzi, magari considerarlo un soggetto pericoloso perché potrebbe rivelare l'esistenza di approcci alternativi e magari sviluppare insane attitudini critiche contro la teoria dominante standard. La mia conclusione è che se noi vogliamo rimettere la storia del pensiero economico all'alto livello che aveva nel passato, noi dobbiamo per prima cosa rivedere il modo in cui la teoria economica più in generale viene insegnata oggi. È esattamente lo stesso punto di prima. Questa non è una questione di storia del pensiero economico, è una questione generale. Consentitemi di dire, prima di una replica sperabilmente breve ai giovani delle Thinking Economics, che io aderisco a tutto quello che ha detto Joseph, ma con particolare entusiasmo al fatto di non mettere da parte l'approccio neoclassico. Molte delle critiche più efficaci ai neoclassici le hanno fatte i neoclassici. Non vado nei dettagli, le abbiamo scritte dettagliatamente. Dopodiché rimangono un segreto per gli alti chierici, non le saprai mai se non arriverai in un dottorato particolarmente avanzato in cui ci sia qualcuno che particolarmente ti insegna queste cose. Ma l'altra questione è che la teoria neoclassica non è quello che gli alternativi vi dicono sia la teoria neoclassica oggi, nel senso ampio di cui ne parla Napoleone, Graziani. Vi faccio un esempio solo. Joseph ha citato Giavazzi. Allora, Giavazzi non è il neoclassico standard come noi ce l'immaginiamo, che pensa che esista nell'agire dei privati individualistico un equilibrio naturale come sviluppo di questa economia. No. L'equilibrio naturale è il risultato di un intervento politico. L'equilibrio naturale è una costruzione. Vi faccio solo un esempio, un paio di persone si annoieranno perché è lo stesso che ho fatto ieri a Milano. Mi è capitato di ascoltare molti anni fa, era prima della crisi, una discussione in cui c'erano alcuni premi Nobel, c'era Bob Solow, che è uno dei grandi, adesso è morto, credo, no? No, vabbè. Quasi centenario, uno dei premi Nobel. Allora, si direbbe un keynesiano tradizionale. Lui parlava dell'Europa, faceva la figura del rivoluzionario. Giavazzi doveva fare il discussant, lui ha fatto tutt'altro. Ha esposto i risultati in 15 minuti di una ricerca sulle preferenze degli italiani, pro Stato, pro sanità pubblica, eccetera, per dire: vedete queste preferenze? Sono sbagliate. Bisogna martellare nella testa degli individui le preferenze adeguate ad un'economia di mercato, perché l'economia di mercato deve essere l'unico gioco in città. Mi impressionò perché più o meno pochi giorni prima mi era capitato di vedere un articolo, allora era un paper del NBER, poi credo sia stato pubblicato sull'American Economic Review di Alesine, un collaboratore, sulle preferenze nella Germania dell'Est dopo la riunificazione. E le preferenze erano tutte a favore dell'istruzione pubblica, della sanità pubblica e così via. I due autori alla fine, iperneoclassici, contrapposti
commentano. Allora, tu ti immagini che tra le tante ipotesi che si fanno, ci sia quella di prendere sul serio queste preferenze. No, queste preferenze non possono che derivare dal fatto che questa è una coorte di gente che è vissuta prima, o il fatto che l'istruzione non è stata ancora normalizzata come si deve. È un atteggiamento non da libero mercato, è un atteggiamento molto attivista, molto politico. Allora, nella risposta, che sarebbe giusto leggere tutta, Cristina Re e Enrico mi dicono: siamo probabilmente molto d'accordo, ciò che tu chiami pluralità, noi lo chiamiamo pluralismo teorico, le diverse teorie, che deve andare insieme però, secondo noi, e citano il manifesto, al pluralismo metodologico che richiede filosofia, epistemologia e ontologia, come background in qualche modo, se capisco bene, e a un pluralismo interdisciplinare, in cui si mettono insieme le scienze politiche, storiche e giuridiche. Io vorrei che fosse chiaro, io sono a favore del pluralismo come sono a favore della buona educazione. Magari sono meno a favore del fatto che ogni due per tre ci chiamate professore, e io vengo da un periodo in cui persino eccessivamente gli studenti del 68, non io, ero più giovane, entravano a interrompere brutalmente le lezioni di Norberto Bobbio. Diciamo, tra le due cose ci può essere, ma sono a favore del pluralismo, cioè ci deve essere il rispetto per tutte le teorie. Questo tipo di impostazione non mi convince perché va per somma, è contraddittoria con un'espressione che Enrico e Cristina usano e che secondo me è l'espressione corretta. Dobbiamo costruire una scienza sociale totale, che significa non dividere la filosofia dall'economia, l'epistemologia e l'ontologia, figuriamoci. E così l'interdisciplinarietà può essere intesa in due modi, come la fa Michele Salvati, molto bene, prendo delle tecniche della sociologia, dall'economia, dalla politica, oppure le integri perché l'oggetto che studi è un oggetto unitario. Non vi cito Teodoro Adorno perché sapete qualcuno di voi che mi sta simpatico. Per questo dicono: noi siamo a favore dell'insegnamento della storia, immagino storia generale ma anche storia economica, storia del pensiero economico, perché entrambe ci dicono che le teorie sono prodotto dei tempi e dei luoghi. Sono d'accordo, ma la mia tesi è stata più forte. Noi dobbiamo guardare al passato dalle domande di oggi, e filosofia della scienza, perché anche questa mi dà l'idea dell'evoluzione dei paradigmi, delle anomalie, dei conflitti. Quindi, di nuovo, la giusta esigenza della modestia. Però io voglio andare un po' di più, io non sono per il pluralismo metodologico, io sono per un metodo solo, cioè ogni autore, sono per il pluralismo come buona educazione. Quando studio qualcuno devo chiedermi qual è il suo metodo. Ma Marx non aveva un pluralismo metodologico, Smith non aveva un pluralismo metodologico, tra l'altro una buona teoria secondo me è una teoria in cui il metodo è molto legato all'oggetto che ti selezioni. La cosa buffa è che a me è capitato di fare il direttore del dipartimento tra il 2000 e il 2004, alcuni tra gli anni peggiori della mia vita, e quando ci fu la riforma Berlinguer io all'inizio mi presentai avendo in mente in verità Schumpeter, che diceva che bisognava avere come base la storia, l'economia, la matematica e non so, forse sociologia, una cosa del genere. Io lì avevo detto una cosa molto simile a quella che dite voi, no? Economia politica, politica economica, storia economica e storia del pensiero economico. Poi hanno fatto un insegnamento di filosofia della scienza,
L'ho preso io perché hanno commesso l'errore di metterlo nel mio settore scientifico disciplinare e quindi dopo 3 anni l'hanno cancellato. Quindi sono molto d'accordo con l'elencazione di quello che dovrebbe essere, come sono molto d'accordo con la vostra conclusione che dietro tutte queste questioni c'è il conflitto politico all'interno della società. Chiudo, ma forse ne parlerai tu, ne parliamo dopo. C'è una proposta, mi pare, che voi avete in mente di sviluppo per il futuro, che è quella di allargare il vostro movimento includendo i docenti che siano disponibili al cambiamento dell'insegnamento, al cambiamento della valutazione della valutazione. Allora, qui uno faccio una distinzione purtroppo tra Italia e estero. È vero che la situazione è tragica dovunque, ma all'estero è meno tragica che da noi, cioè nei paesi anglosassoni non ci sarebbe l'atteggiamento di chiusura che hanno la gran parte di. Però francamente, per molte delle cose che io ho detto, io non mi immagino che dei neoclassici intelligenti siano contro. E io ne ho incontrati, cioè c'avevo un collega di dipartimento che si presentava regolarmente a tutti i seminari che organizzavo e che aveva un'apertura. Quindi, come dire, l'audience non sono gli alternativi, sono quelli che sono aperti a insegnare in questa logica plurale. Poi per abitudine, sì, insomma, a me quelli del 68 mi sembravano un po' esagerati all'inizio, però il fatto che ci siamo noi, tra virgolette, e voi, cioè un movimento comune, mi mette francamente in difficoltà. Mi metterebbe molto meno in difficoltà il fatto che in maniera organizzata, internamente alle università e ai vari corsi, si vada a chiedere ai docenti, idealmente a tutti i docenti, se sono disposti a cambiare in generale o per chi vuole il curriculum della materia, e se questa cosa non passa, come non penso passi, se sono disposti a fare il doppio lavoro, cioè se sono disposti ad organizzare dei corsi paralleli alternativi ed eventualmente fiscalizzarli, come si diceva ai miei tempi, nella loro materia. Non sto parlando di corsi facili, sto parlando di corsi diversi, sto parlando di una, quella che una volta si chiamava pratica dell'obiettivo. Allora lì può essere interessante il docente che sta dall'altra parte, che cosa dice, come reagisce.